A volte siamo abituati al linguaggio che il bancario, la figura di lavoro all'interno del circuito produttivo, sia un esubero. A volte si ha la sensazione che anche quando si entra nella macchina infernale della giustizia, la persona diventi un esubero. Roselli non è un esubero. E sapete qual è la prova del 9? Che lui porta con sé i segni del dolore. E in questo periodo ha anche conosciuto l'esperienza del tumore. Questa è la prova che non si diventa macchine, pezzi di metallo o zolle di carne umana destinata allo spegnimento. Tutti hanno fatto il proprio dovere nella vicenda di Roselli. Tutti. Però Roselli ha perso 10 anni di vita. Il senatore Luciano D'Alfonso commenta così la sentenza di assoluzione nei confronti dell'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli e dell'ex sindaco di Spoltore Franco Ranghelli, coinvolti nell'inchiesta denominata cabina di regia risalente all'estate 2011. Sono stati anni difficili per i diretti interessati e il senatore ricorda i rumori di quei giorni, dice, quando si parlò di un caso giudiziario imponente. Roselli non dimentica e ora pensa di non rientrare mai più in politica. 12 anni di sofferenze e di rabbia, devo dire con molta sincerità, sono molto contento. Devo ringraziare anche la giustizia che si è espressa anche entrando in merito a questa grande vicenda. Spero che non sia stata in un certo senso un errore, io penso che sia stata una conseguenza anche di un periodo particolare che abbiamo vissuto a Pescara e che chiaramente ha coinvolto tanti comuni della nostra provincia di Pescara. E adesso da dove ripartirà Marino Roselli? No, adesso dobbiamo prima di tutto renderci conto di quello che è successo in questi 12 anni di discussioni, chiaramente anche di persone che hanno in un certo senso voluto questa situazione. E poi vediamo di ripartire serenamente, cioè, pensando di non far parte più della politica, perché non lo so se dopo questa esperienza tornerò in politica, penso di no però.